Allora, noi siamo appena arrivati in questura, lo vedete alle mie spalle, Loris è arrivato proprio qualche minuto prima di noi, sarà dunque, lo abbiamo detto, ascoltato, metteranno a punto alcuni aspetti che probabilmente secondo gli investigatori a distanza di un anno vanno chiariti anche da parte di Loris, lo abbiamo detto prima, ci sono due profili genetici sconosciuti che vanno esaminati e saranno importanti i nuovi campionamenti di DNA comparati con quelli già in possesso della polizia. Ricordiamo che uno di questi è proprio quello di Loris, perché Loris subito acconsentì a un campionamento del suo DNA, ma non solo il suo, anche quello, lo abbiamo detto, ed è questa la notizia, dei condomini di Via del Ciclamino, perché saranno fatti i campionamenti per tutti. Campionamenti per tutti, DNA, Loris è già dentro? O sta arrivando? Loris è già dentro, è arrivato proprio pochissimi minuti prima di noi, è già qui, probabilmente lo stanno già ascoltando. Però è strano che dopo un Così anno tanto. Dopo venga così sentito su tanto. quell'incidente, Sì, no? darsi Cioè, che ci rivenga sia sentito su quel... può Non è darsi che che abbiano magari qualche queste elemento nuovo da voler testimonianze verificare. nuove Sì. possono aver riaperto il caso Ma sull'incidente di Giuliano? è probabile, qui c'è un quadro che per gli investigatori, come dire, è complessivamente chiaro, altrimenti non ci sarebbe una persona in prigione, come dire, contro mille altre ipotesi. Ci sono due aspetti che sono quelli che abbiamo appena visti. Da una parte è quella che è l'intimità disvelata di una relazione palesemente sentimentale, che posso dire spiace sia diventata pubblica, perché sentire e leggere le Perché? Ma mi parole aprite il di collegamento? Manuela ci porta in una Mi sfera aprite il collegamento? emozionale, in una sfera intima, privata, che, come diceva prima la dottoressa Mi Sgro, fate vedere il collegamento? emerge esclusivamente perché poi il delitto, questo ha come conseguenza non solo uccidere una persona, ma anche disvelare il mondo che sta attorno. E dall'altra parte quella che la tecnologia a questo punto è dirimente fondamentale per Sì. arrivare a degli elementi concreti e conclusivi che possano Ecco, chiudere l'indagine. allora mandiamo altri messaggi che si mandavano Manuela e Luis e poi parliamo con Marziale, perché questa è diciamo una storia d'amore che si è venuta a sapere attraverso un fatto di cronaca, per cui la televisione. Noi eravamo in diretta, la stessa Valeria viene a sapere dagli inquirenti della loro relazione extraconiugale. La preoccupazione di lui si dice: ma non è che Valeria, mia moglie, leggerà mai questi verbali? E li ha letti e ha saputo esattamente tutto. Allora, ascoltiamo, continuiamo ad ascoltare Manuela e Luis, vero? Mio marito oggi mi ha scritto, vediamo adesso quanto sarai felice con lui. Parlavo di te. Avrei voluto dirgli immensamente, sono distrutta come donna e come essere umano. Lui mi ha preparato da sempre ad essere infelice e triste, ma tu proprio no, non mi sembra possibile che questo stia succedendo a me. Tu sei il mio Luis, tu non puoi permetterlo, sei il mio supereroe, il mio principe in tutto. Non voglio parlare di lui, ma io quello che ho cercato sempre di fare è di renderti felice e libera dai mostri. Non so cosa fare. Ti ho parlato di lui perché mi hai tirato un colpo basso al quale non ho potuto rispondere. Hai già detto non puoi fare niente e niente farai. Quando Luis dice a Manuela ti avrei voluto liberare dai mostri, no? Noi veniamo a sapere di tutto questo attraverso poi. Dire intercettazioni, attraverso messaggi, attraverso verbali, no? Poi la televisione ha raccontato quello che raccontano i giornali e che stanno raccontando i giornali tutti i giorni dopo un anno, perché questo caso ancora non è stato risolto. Non ci dimentichiamo mai che dietro tutto questo c'è una donna di nome Pierina che è la vera vittima. Marziale. Eleonora, io parto dalle parole di Riccardo Bocca che condivido pienamente.
Cioè, nel senso che i giudici, prima di mettere dentro una persona, tenerla così tanto, per quanto la giustizia possa essere fallace, poi non dimentichiamo che siamo alle prime battute di un'inchiesta, potrebbe anche essere preso un abbaglio, ma non lo fanno tanto per fare, quindi Bocca ha detto una grande verità. E penso anche questo, che la stragrande maggioranza dei femminicidi che si stanno compiendo, che vengono compiuti, ha come fondo e come sfondo una matrice passionale. Ci sono altri femminicidi cagionati da altre ragioni, ma la matrice passionale è quella principe. Ecco perché anche non solo viene valutata dal punto di vista della giurisprudenza, che poi deve fare le indagini, ma anche dal punto di vista della cronaca cattura, perché è quella che più si avvicina alla verità oltre che a fare gossip. Io credo che la bugia, Barzan l'ha detto, l'imputato mente, perché strategicamente l'imputato mente, ma da quanto si evince dalle dichiarazioni intime in chat tra i due interlocutori amanti, c'era più che un coinvolgimento sessuale, c'era proprio la voglia di liberarsi da tutto ciò che era un ostacolo, perché era l'ostacolo le gocce, era l'ostacolo il parente, qualsiasi cosa era un ostacolo. Era un ostacolo. E c'era questa grande dichiarazione di voler rimuovere gli ostacoli per stare insieme. Quindi al momento, per quanto mi è dato comprendere in questo crescente cold case, mi sembra che questa pista sia quella che ancora abbia radici più solide, a meno che in queste ore non emerga chissà che altro. Poi la questione dell'incidente, la pista passionale, la questione di queste è tutto un po' tardivo. È chiaro che i giudici vogliono capire fino in fondo, quindi indagheranno anche elementi di 2-3 anni fa, se il caso lo richieda. Allora, però mi pare che sicuramente la parte passionale, Marziale, indagheranno sicuramente sui DNA, perché ne hanno trovati altri, di altri uomini, che non sono quelli di Luis. Quello senz'altro. Però ritengo, Eleonora, ritengo che ci sia ancora come fondamento principe di questa storia la parte passionale. Dunque, Monica Arcadio è arrivata in questura, sta arrivando anche Davide Barzan, che ci darà delle notizie su quanto sta raccontando Loris agli inquirenti proprio in questi istanti, ma veramente un'ultima ora, non sapevamo, abbiamo saputo in diretta dal nostro Davide Barzan. Davide, lo ricordiamo, è consulente di parte, per cui ci dà delle notizie aggiornate al momento, sta arrivando proprio in questura, per cui fra poco potremo parlare con lui. Monica, e forse uscirà anche Loris, così riusciremo a capire, insomma, se gli inquirenti si stanno concentrando molto sull'incidente di Giuliano o se sono stati fatti dei riscontri magari su qualcos'altro. La procura si sta muovendo anche per raccogliere il DNA di tutti i condomini del palazzo di Via del Ciclamino 31 e anche dei soccorritori, perché dobbiamo considerare che il DNA potrebbe essere stato anche dei soccorritori. Che cosa sta accadendo in quel condominio? Sentite. La gonna che Pierina indossava la sera in cui è stata assassinata, eccola, su questo indumento lo vedete, come sul muro del luogo in cui è stata uccisa, nella zona che separa i box dal vano scale, sono state trovate tracce di DNA maschile. Non sono di Luis da Silva, questo è certo. Due diversi profili genetici, Gnuto 2 e Gnuto 3, sono stati rilevati. A chi appartengono? Una domanda a cui potranno rispondere solo le comparazioni. Campionamenti di DNA verranno effettuati anche sui residenti del villaggio San Martino, a cominciare da quelli del civico 31, un tassello che potrebbe rivelarsi fondamentale a distanza di poco più di un anno dalla morte dell'anziana donna, per fare luce su tanti buchi neri ancora esistenti. Perché l'assassinio di Pierina, nonostante Luis sia in carcere ormai da più di 3 mesi, è ancora un giallo? Chiarezza va fatta pure sulla presenza di un suo amico in via del Ciclamino proprio nella giornata del 3 ottobre. Mi ha portato sigarette dal Senegal, dice Luis. Lo vedete in queste immagini catturate dalla Cam 3 della farmacia, proprio insieme a Luis e Valeria. Un uomo che non vive a Rimini e, secondo quanto raccontato da marito e moglie, avrebbe pranzato con loro e poi sarebbe andato via. Proprio loro lo avrebbero accompagnato in stazione alle 15.
ora quell'uomo risulta irreperibile. Chi c'era la sera del 3 ottobre nei sotterranei di Via del Ciclamino insieme all'assassino? Dunque, Monica, dacci sempre aggiornamenti, mando... Certo. Mando quello che Valeria ha raccontato ai PM, perché Valeria parla di Pierina ad un certo punto, dice al telefono, diceva che il matrimonio di suo figlio Giuliano con Manuela era finito e non erano più una famiglia. Ora, bisognerà capire anche la validità delle dichiarazioni di Valeria, perché su alcuni orari... di quella sera, diciamo, i racconti non tornano, non quadrano esattamente. Ascoltate. Pierina diceva più o meno queste parole. Come farà Giuliano ad avere una vita bella e felice con la Manuela, che sono 3 anni che dorme nel divano, che non è più neanche una moglie, è solo finta, e che quindi la famiglia di Giuliano era finita. Lei non ha usato la parola matrimonio, ha detto come fa ad avere una vita felice con la Manuela, che sono 3 anni che dorme sul divano e quindi non sono neanche una famiglia. Dunque, non sono neanche una famiglia, Antonella, qui c'è un quadro abbastanza evidente. Sì, evidente di una... cioè, qui è chiaro che in questa famiglia c'era qualcosa che non andava, in questa coppia c'è qualcosa che non va, e non va da molti anni, si vede anche dai messaggi che lei manda a Luis, no? E dice, io ho paura dei miei mostri, prende delle gocce, cioè, per cui qui c'è una donna che è arrivata in una disperazione, per cui incontra Luis e pensa che Luis la salverà, perché questo è la dinamica di una coppia che non funziona, trova all'esterno una persona che, da cui si vuole far salvare. Per cui qui questo è il legame che c'è tra di loro, è un legame di grande dipendenza affettiva, perché questa relazione era finita da molto molto tempo, probabilmente per una serie anche di non comunicazione, perché una donna che dorme sul divano e un uomo che lascia che la moglie dorma sul divano e non affrontano questa comunicazione che non c'è più, è meglio che questa coppia a un certo punto finisca, che si liberino, perché questo era diventato, come dico sempre io, in alcune coppie un ergastolo sentimentale da cui loro volevano fuggire. Però perché, probabilmente, ecco, Valeria avrebbe dovuto raccontare questo, dice Pierina, avrebbe detto al figlio di lasciare Manuela e di rifarsi una vita. Nello stesso tempo però Valeria ha raccontato anche a noi, dice, era arrivata Manuela ad esasperare lui, se l'aveva esasperato talmente tanto forse a portarlo a fare qualche gesto, e questa è la storia che vi stiamo raccontando. Ho sentito che in quella telefonata lì stava parlando con una persona di soldi, di cosa aspetterebbe alla Manuela se si separasse da Giuliano. Chiedeva e diceva che adesso, se si fosse arrivati ad una rottura definitiva, cosa che gli si auspicava, perché diceva, qui lui ha la testa piena di lei secondo me non lo ama più come prima, o non lo ama più. Qualcosa del genere. E io gliel'ho detto a Giuliano, lasciala andare, perché vuoi stare per forza con lei? Se non ti ama più, rifatti una vita, lei se ne andrà in affitto come suo babbo e suo fratello, e tu rimani qui, nella tua casa. La Piera fa riferimento ad un presunto amante della Manuela, dicendo che lei non li ha mai visti assieme, che a Giuliano questa persona non piace, ma che... che è un'altra testimone che abita lì nel villaggio San Martino, ne parla tanto bene, sia di lui che della figlia non sono stati fatti nomi. Queste parole ha detto sia lui che la figlia. Allora Monica, fra un po' vedremo uscire Loris e capiremo che cosa sta succedendo. Tu ci richiedi la linea appena sai? Assolutamente, noi aspettiamo ovviamente qui, aspettiamo che esca Loris, aspettiamo che Loris ci dica cosa gli hanno chiesto. Noi ovviamente in questo momento, a distanza di un anno, non sappiamo se gli inquirenti vogliano risentirlo totalmente su quello che è successo a lui nella giornata del 3, dove è stato, cosa ha fatto, lo ha ripetuto più volte, ma anche nei giorni precedenti e nei giorni successivi, oppure devono
gli chiederanno dettagli su cose specifiche. Lo ricordiamo, in questi ultimi giorni sono diverse le novità, a cominciare proprio da quei due profili genetici ignoti trovati sulla gonna di Pierina e nel garage, e quindi sulle relative comparazioni. Allora, Barzan sta arrivando, abbiamo avuto notizia per cui appena arriverà Barzan